Prima di iniziare questo video, ragazzi, non so se avete visto il problema che ho con i cazzo di capelli, ma sono troppo lunghi. E io ho anche un altro problema grande, che ogni volta che vado da un parrucchiere, io non ho mai avuto un parrucchiere, che io dico, oh, vado a tagliarmelo dal tipo di fiducia, dal mio amico di fiducia, dal parrucchiere di fiducia. Ogni volta ne cambio uno, e ogni volta che vado da uno esco, sorrido e annuisco, ma poi in realtà, appena esco dal negozio, mi metto a piangere. Ma veramente, 21 anni, alto, grosso, e mi metto a piangere ogni volta che esco da un cazzo di parrucchiere. Adesso... Ragazzi, proviamo! Se il taglio va bene, prendo una sedia apposta che mi suggerite voi. E ogni volta che metto qua la tiro fuori solo quando devo tagliare. Va bene, va bene, va bene. Vabbè, ma... il Masseo! Facciamo zero? Oh, zia, devi fare il bravo. Allora, basta, bro, di non farmi a zero. Bro! Ci crede? Sì, ce l'ho. Ti piace, eh? Non l'ho ancora visto, fai un 360 per loro. Fermo, fermo. Vieni qua, vieni qua. No! Abbiamo appena firmato un contratto. Parrucchiere, di come ti chiami? Vincenzo Vince Trap Barber su Instagram. Io mi chiamo Dennis. Il mio profilo da barbiere è Dennis Imerai con la J al posto della I, trattino basso barber. Ciao ragazzi, io sono King Ash. Avete mai visto un'entrata così scenica? Io non penso che Hideo Yakidale, neanche con i 7.000 droni che ha, con un valore di 3 miliardi di euro, riesca a fare un'entrata così del, col castello sforzesco dietro. Per le persone che dicono che è Milano brutta, il castello sforzesco dietro ce l'avete a casa vostra? Io non penso. Il 30 di ottobre, durante la serata di Halloween, e secondo me una persona qualsiasi potrebbe tipo essere magari accoltellato. Cioè immaginatevi che ci sono tante persone che hanno tipo i graffi qua che sembrano che hanno il sangue che esce, l'accoltellamento in faccia. Immaginatevi però che ci siano delle persone vere, accoltellate in modo vero, che vanno a chiedere aiuto, ma uno non ci crede perché è Halloween. Oppure è una scusa per indossare il casco o una bella mimetica e dire ah sì, Halloween, Halloween, entrare in banca e tirare fuori il fucile. Stiamo andando con una guida turistica che ci farà vedere tutti i posti più spaventosi di Milano, e io ho portato con me un grandissimo sensitivo. Ha detto che sta sentendo delle vibrazioni, che ci sono dei fantasmi attorno a noi. Voi non sapete quanto è difficile non ridere quando registro. Immaginavo, infatti l'avevo scambiato. No, è la prima volta. No, lui è più piccolo, io sono più grande. Ah, non ti ho presentato Marco. Marco, lui è tipo mezzo sensitivo, per questo ha un po' paura, un po' di queste cose qua. Di pochissime parole, perché non parla tantissimo la nostra lingua, lui comunica con me con gesti, un po' di robe, perché è appena arrivato in Italia da poco. Okay. Da quanti anni è che hai questi sensi? 2 e mezzo. No, non toccare adesso, non toccare. Non devi mai più toccare a nessuno. Dai la mano e chiedi, per favore. Hai caramella? Una caramella. Ma certo. Per favore, una caramella. Eccoci. Posto così. Oh, a posto così, sennò ti vengo le carie. Ti vengo le carie, ti vengo. No, no. Ti ho detto di non. Non devi annusare il cibo. Stavo dicendo lo scusi tanto perché lui è un po' sensibile, un po' sensitivo, mezzo. Riesce un po' a sentire quelle che sono le presenze degli spiriti vicini. Lui preferisce parlare solo quando è in pericolo, parlare solo quando c'è una presenza. Ovviamente ci sono comunque differenze, perché se c'è una presenza di un fantasma lui urla. Se invece uno è dietro come in discoteca e sente la presenza dietro, quello è un'altra presenza. Mi fa molto piacere vederli, perché era da forse prima della pandemia che non. Mi sono messo a posto la scaldamaglia, così se cago piccio addosso comunque c'è il filtraggio. So che sembra un'assurdità, però non so se conoscete il film Nightmare Before Christmas. Ti associo a che Halloween e Natale hanno delle castagne per rifocillare le anime che tornavano. C'è una domanda. Ha detto se è possibile che ci siano tanti diversi livelli di spiriti che noi andremo ad incontrare, quindi dal più forte al più debole. Per chi non ha capito, esempio come tipo i livelli della torre di Clash of Clans, che magari la fai dall'1 fino all'11, eccetera, e ci sono tanti livelli di fantasmi molto forti che noi dobbiamo avere paura. Allora, io sono dell'idea che bisogna avere paura dei vivi e non dei morti. Però. Capito? Dopo, ha detto dopo. Se dopo, un attimo, se dopo può farli solo favore di farsi leggere un attimo. Ah, sì, va bene. Così per renderlo felice. Va bene, sì. Ha detto, sì, ma non adesso, dopo, alla fine dopo. Di fargli leggere il palmo della mano. Perché sennò si prende a male se non legge il palmo della mano delle persone, capito? Ancora? Non è questo il nostro gruppo. Vai avanti. È più avanti, vai avanti. Vai avanti, Giorgino. Vai avanti. Che bello. Sta qua, si deve la volta.
ha detto grazie mille, grazie mille, un buon profumo. È il one million? No. Ok, perfetto, hai sbagliato, di nuovo. Di nuovo. Giorgino! Che cazzo fai? Sto fantasticiano. Vai avanti, lasciati la zip. Lasciati la zip. Scusi, che da lui è abituato a pisciare sui muretti. Giorgino, non puoi bere. Non è potabile, non puoi bere, vieni. Non è potabile! Dricata questa! Non penso, è impossibile che voi non abbiate queste mega fontane. Tu, questi ne guadagni. Ma che cazzo dici? Andatela tutti scarsi al fango? L'acqua qua è blu, da voi è marrone, quindi. Qua, forse meglio i bianchi perché sennò. È vero, è vero. Cosa che hai da dire? Tu vai, sì, capiamo. Ha detto che gli è mancato tanto e chiede perdono per essersi perso. Si è fermato, ha sentito un petore di merda e si è fermato ad annusarlo come i cani. Non vuole assaggiarlo. Un salato. Scusa, che fa assaggiare le caccole a tutti gli sconosciuti in segno di amicizia. Come le vecchie tribù, lanciano i sassi e lui ti mette le caccole in bocca. Vuole leggere il palmo della mano. Dopo. Dopo, tranquillo, dopo. Oh, guardami. Guardami. Dopo, adesso. Ma lei ha visto la questione calcistica delle scommesse, cosa così? Ha visto Bello Figo cosa ha fatto? È l'ex giocatore della Lazio. È Bello Figo il soprannome. Si chiama Undertaker. Ex giocatore della Lazio, che hanno beccato mentre stava giocando le schedine. Mi sa che è un wrestler. Lei è Undertaker. Questo è Undertaker. No, no, sta chiedendo se c'è un bagno secondo lei qua vicino, perché deve lasciare una cagata grossa così che potrebbe intasare il bagno immagino. Di Milano. Perché quando devi lanciare la bomba atomica di livello 4, la situazione ci capiamo, esatto. Ci capiamo. Dobbiamo allargare tutto con un bel escavatore e poi lasciare tutto. Tranquillo, tranquillo, anch'io mi sto cagando addosso, tranquillo, è normale che tu abbia paura adesso. Con le mani? Questa linea rappresenta... Sì. Ha pestato delle feci di cane in questa settimana? Non credo. Ok, l'avrà fatto ma non se ne sarà reso conto. Puoi darmi del tu se vuoi. Ok, non ti sarà reso conto. È defecato in questi giorni per caso? Stava facendo così con la carta igienica, con questo movimento. Questo movimento qui. Lui ha sentito un fetore qua, che è collegato alle feci del cane. Ok. Diciamo di iniziare la zucca nella mia variante questa leggenda, io un anno ho precisato, mentre stava sbalzando in questo pattern, si trova davanti a me. What? Lord what? Lord fa quattro. Non so se magari, ok. No, ma è una cosa positiva perché lui è molto ricco. Linea frantertare esterna. Vabbè, sì, cadà. Lei ha per caso i piedi callosi? No. Perché sente che lei avrà i piedi callosi più avanti. Di che reti? È fidanzato lei per caso? No, sono sposato. Perfetto. Dice che in un futuro molto vicino verrà approcciato da una ragazza chiamata Gaia Bianchi. Ah, e chi è? Non lo so neanche io. Io lascio il link in descrizione. Venite a fare un tour con lei e ditegli che siete venuti grazie al video di King Ash. Così magari grazie. Vi dà una bella caramella, una caramella al latte.